Tre giornate per parlare di pensioni, TFR, polizze assicurative, lavoro e impresa. A Napoli, fino a giovedì 14, la Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro propone iniziative e seminari informativi sulle prospettive di pensione e di previdenza per i lavoratori in Italia. Innanzitutto è importante che per la prima volta sia stata scelta Napoli, la città d'Europa col più alto numero di giovani, con una carenza di lavoro significativa, con un welfare sociale di grande solidarietà e che sta riscoprendo una nuova stagione di collaborazione tra pubblico e privato. Quindi credo che siano 3 giorni importanti in cui ascolteremo, prenderemo spunti e racconteremo anche quello che sta facendo la città sulle politiche giovanili, sulla nuova industria turistico-culturale, sul preservamento dell'industria tradizionale e delle arti e mestieri, anche con la creatività della nostra città. Organizzata da Itinerari Previdenziali in collaborazione con Intesa San Paolo e Unipol, l'iniziativa si svolge in Piazza Plebiscito con oltre 50 stand espositivi. Al punto busta arancione, i lavoratori potranno ottenere informazioni e proiezioni sulla propria situazione pensionistica, con suggerimenti e indicazioni sui fondi pensione.